Marco. Quindi hop de pom, tu pare pom de hom, tu pa hom de pom, tu pare. Buonasera, buonasera, bentornati, ottava puntata di Volley.tv. Saluto alle mie compagne, io non so, Camilla durante la settimana ti abbasso. Io sono, mi sto già invecchiando, mi sto esatto. Non so, come potete vedere c'è questa, io sono arrivato primo, Sara secondo, esatto. E Camilla medaglia di bronzo, no vabbè, insomma abbiamo qualche problema con la seduta, ma risolveremo anche quelli. Intanto, come potete vedere alle nostre spalle abbiamo anche il colore, stiamo arrivando con lo studio nuovo. Ciao Sara, ben arrivata. Camilla, Sara Canto, Camilla Orlandini, ormai le conoscete, sono le mie compagne di viaggio. Un altro compagno di viaggio, Vincenzo Benini. Buonasera. Volleyromagna.it, andate a controllare qualsiasi aggiornamento del volley romagnolo, ma non solo, insomma c'è un po' tante realtà, tante realtà che vengono seguite da Volley Romagna. E poi andiamo a presentare le ospiti, gli ospiti due che vengono da Cervia, Ecotec Visus, tutte belle pimpanti perché arrivano da due vittorie consecutive, Rebecca Ravaioli, giovanissima, libero, e Elena Lvova, che poi ci spiegherà da dove arriva questo cognome spettacolare, perché con un cognome con l'apostrofo credo tu sia una delle tre al mondo che no, ce l'hai. No? No, funziona così in Russia. Hai messo tutto assieme, ok, perfetto, bene. Saluto invece, arrivando, allora, Ecotec Visus Cervia, che arriva dalla vittoria sul campo dello Stella Rimini nel derby. Invece non arrivano purtroppo da una vittoria, ma insomma cominciano a essere troppe queste sconfitte a fila per il Volley 2002 Forlì. Saluto Andrea Antorini e saluto Angelo Vercesi, team manager e allenatore del Volley 2002. Saluto Maxi Cavanna, palleggiatore del CMC Ravenna, ben arrivato. Invece lui il sorriso ce l'ha bello stampato, perché insomma si è fatto 10 set in 4 giorni. Esatto. Sì. Vi siete divertiti, a voi piace giocare. Sì, sì. Però Domani cerchiamo di non farli 5-7, perché giochiamo di sera, si fa tardi, bisogna far prima presto. Prima dopo abbiamo fame, Ok, promesso, ci proviamo. E invece salutiamo le amiche del Volley Club Cesena, Giulia Budini e Alice Piolanti, ben arrivate. E insomma, poi facciamo, non ci sarà il derby quest'anno, peccato, perché insomma Cervia Cesena ne avete già abbastanza di derby, però sia voi che loro, però insomma ci stava, siete a distanza veramente di come si dice qui, di un tiro di schioppo. Allora iniziamo, non ce ne vorranno gli amici del Volley 2002, però insomma iniziamo da Maxi Cavanna, che ci racconta un po'. Allora intanto partiamo da lontano, Sara, perché Maxi Cavanna è arrivato in Italia, chiamato da Aldo Cantor, perché si conoscono argentini tutti e due, dicendo vieni qua, ti metti lì in panchina, fai un po'. E invece? Cioè, ha giocato più lui che tutti gli altri. com'è questa storia? Cioè, sei uno fortunato, dai, di la verità. Nella vita hai pescato il jolly. Sono fortunato, perché quando Tonio ti l'hanno chiamato per andare fuori, hai fatto i salti alti, di la verità. L'hai salutato, hai detto bravo, vai. No, era contento per lui, perché lui non voleva lasciare passare questo treno. E contento anche per me, perché gioco io e sono felice. Due piccioni con una fava. Sì, esatto, tutti contenti e tutti sorridenti. Tra l'altro due piccioni, che poi è diventato uno solo, perché Tonio T è poco contento in questo momento. In questo momento è a casa sua ed è fermo, perché per un problema burocratico che obiettivamente io devo ancora capire, cioè nel senso che l'anno scorso è stato fatto giocare Gerbic nonostante avesse già, cioè fosse già nella rosa di una squadra che è. Quest'anno invece per Tonio T vale un'altra legge, non abbiamo capito ancora, esatto, non si è capito. Insomma, se la federazione, la CEV in particolare, facesse un attimo di chiarezza su questa cosa, perché a noi cambia poco sostanzialmente, però insomma dispiace che un campione, lo possiamo definire così, come Tonio T sia fermo, no? Sì.
Sì, sì. Lui ha detto che va a cominciare presto con il nazionale a fare allenamento. E... Però sì, praticamente si è, ha saltato quella metà di stagione che poteva lanciarlo a livello mondiale, perché sì, insomma, sì, giocare nel Kazan credo che sia il sogno di tutti in questo momento, no? È come andare a giocare nel Real Madrid, esatto, nel calcio. Maxi, raccontaci un po' questa tua esperienza, come, cioè, te la, come si vive una, un'esperienza di questo tipo? Cioè, uno arriva, non si aspetta niente, non tanto immagino, da questa stagione. Poi hai giocato tutte le amichevoli, hai dimostrato di essere un palleggiatore valido e ti sei conquistato il posto da titolare. Sì, sì, comunque devo seguire giocando e fare lo meglio possibile, no? E sono contento per la fiducia che mi hanno dato la società, anche l'allenatore Waldo Cantor, e che hanno trovato un altro palleggiatore per stare in banchina e giocare io. E poi niente, disfrutando tutti i momenti, tutti i partita, tutte le trasferte, al 100%. Vincenzo, ti piace come gioca Cavanna? Sì, mi piace, è piaciuto, e c'è da dire che se lo sta meritando sul campo il posto guadagnato. Ecco, ecco, volevo chiedere a lui, ecco, era partito la stagione che aveva questa bella diagonale, tra l'altro con Jeliaskov, che era utilizzata molto spesso nelle prime partite, ecco. Poi dopo, come sta proseguendo, diciamo, l'intesa invece con Renan? Ecco, che all'inizio invece c'era qualche, mi sembrava di aver spoccellato anche l'infortunio di Renan. Ecco, adesso come state andando? No, adesso è molto meglio. Io penso che al principio era perché, come lui era fortunato e non ha fatto allenamento, e sempre lui ha detto che quando c'è una lezione, dopo le costa andare all'allenamento, no? Ma adesso siamo bene, la squadra sta giocando bene e speriamo farlo così. Ecco, tra l'altro ti abbiamo messo vicino a un brasiliano, di solito brasiliani e argentini non è che vanno molto d'accordo. Andiamo d'accordo. Pelé è un numero uno, Maradona numero due. Quando non siete in campo andate sempre d'accordo, poi quando invece... quel campo c'è anche la transagonismo. Sì, no, ma poi tra argentini e brasiliani ti assicuro che la transagonistica è maggiore, no? Quando si può battere un brasiliano o un argentino. È la cosa, è classico. È un bel gusto, è il classico, esatto. Però adesso ci concentriamo su quello che succede in Italia. Intanto domenica, Sara, hai visto la partita? Vista non l'ho vista, però ho guardato un po' i tabellini. Invece l'ho vista, non so se Camilla... No, io l'ho vista preso tutta. Un giorno di ferie. L'ho vista tutta e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'atteggiamento di Ravenna, perché io mi aspettavo obiettivamente, vai a giocare a Latina su un campo difficile contro una squadra forte in mezzo a due partite di Coppa importanti, così io pensavo che arrivaste e più o meno fosse la stessa partita di Verona. Invece Ravenna ha giocato una grande partita, secondo me, contro un grande avversario, perché Latina è una squadra molto forte. E insomma c'è un po' di rammarico per quel finale del tie break, no? Sì, sì, no, abbiamo giocato bene, poi loro non hanno messo in battuta, noi abbiamo sbagliato tanto, le abbiamo dato, non so, 9 ace, 8 slash, io penso che la differenza è stata lì. È stato il nostro punto debole. Sì, il nostro punto debole, perché dopo si guarda il numero della statistica, noi siamo più alto che loro e va bene. Però, insomma, diciamo che è stata comunque una di quelle partite da mettere fra quelle positive. Sì. E invece quella che non abbiamo visto nessuno di noi è quella di Liberec. Ci racconti un po' come è stata quella partita? È stato come, più o meno come la partita di domenica con Latina. Un po' di alti e bassi. Alti e bassi, abbiamo fatto male anche in reception, perché loro hanno tirato la battuta come... E hanno giocato la partita della sua vita anche. Sì. Perché non giocano così. E niente, speriamo domani vincere. Sì, perché insomma, Sara, si avvicina l'appuntamento. Domani sera, che è, lo ricordiamo, alle 20:30 al Palacredito di Forlì c'è la partita decisiva, esatto, per il passaggio del turno. Avanti. C'è un bel vantaggio, insomma, partire sapendo che se vinci passi il turno in casa, sì, non è male, no? Non è male, no.
Poi teoricamente potresti perdere anche 3-2, ma io eviterei, se si potesse. Un 3-0-3-1 andrebbe meglio, sono sicuro. Maxi, raccontaci un po' di te, raccontaci un po' la tua storia, come sei arrivato alla pallavolo, come è nata questa tua passione. Sono arrivato alla pallavolo tra 9 anni che gioco, da bambino, nel club River Plate, in Argentina. E poi professionalmente a 14 anni, anche in Argentina. Poi mi è piaciuto tanto giocare pallavolo, un sport che lo amo, con il cuore, veramente, lo disfruto tutto. E c'ero l'appoggio della mia famiglia che sempre stanno lì, e mi danno la forza che uno sempre... Sono lontano dal mio paese, ma qua in Italia mi sento bene. Ci sta bene, è la prima volta che esci dall'Argentina, quindi... È il secondo anno. 2 anni fa ho giocato qua in A2, ma nel sud, in Brolo. Eri già stato in Italia. Angelo invece è tornato, sei andato via e poi sei tornato in Italia, no? Sì, sono rimasto 4 anni a Pesaro, Scavolini Pesaro. E che squadra era? In 4 anni abbiamo vinto 3 scudetti, quindi... Esatto. Coppa Italia, Coppa Ceri, tutta quella roba. Sì, era una bella squadra, era una bella atmosfera, una bella società, tutto. Però ormai non c'è più. Non c'è più, purtroppo, perché le cose finiscono, le cose belle finiscono. E tutti noi, anche altri allenatori italiani, già che già hanno girato un po', hanno avuto bisogno di girare un po' il mondo. Quindi sono andato in Azerbaijan 2 anni, Croazia, adesso sono allenatore della nazionale Croazia. Però ho avuto questa possibilità di tornare, anche se era in difficoltà, ma già conoscevo la storia della società, quindi ho avuto fiducia di venire qua per la società che c'è e provare anche a salire in questo momento, aiutare. Fino adesso non è stato possibile. Che la tua domanda prossima era quella. No, non volevo farla questa domanda, la faccio dopo. Allora, come siamo... Io direi che possiamo andare con i top e flop. Bravo, vedi? Poi possiamo fermarci per la pubblicità. Allora, facciamo così, top e flop della Serie A1 maschile, poi torniamo ancora per parlare con Angelo Vercesi, con Andrea Antonini e con tutte le nostre ospiti, perché insomma oggi davvero abbiamo un parterre importante. Esatto. Top e flop Serie A1 maschile. I flop, Rai del Puey e Piacenza. Il cubano si rende protagonista di una prova inferiore ai suoi elevati standard che avevano aiutato Piacenza nelle ultime uscite. Commette ben 7 errori in attacco e 4 al servizio, sbaglia i momenti caldissimi del match contro Monza e i suoi complessivi 15 punti non bastano agli emiliani che incappano nella 3ª sconfitta in campionato. Non basta l'eterno Zlatanov, ora 3 punti dai 9.000 in Serie A e la bella prestazione di Alletti per fare gioire i ragazzi di Radici. Al secondo posto Goran Vujovic e Perugia. Non è il capitano dei giorni migliori, lui, ultra quarantenne, è l'uomo che soffre di più il gioco frizzante dell'appena maggiorenne Giannelli. Non riesce a dare un contributo in attacco, 18%, e mette a terra solo 3 modesti punti, abbandonando Atanasi e Vice From e venendo poi sostituito nel 3° set da Maruotti. Al primo posto Arpad Baroti. Città di Castello combatte solo nel 3° set contro Molfetta, ma l'opposto è troppo discontinuo e inefficace. Modesto 32% in attacco, commette ben 5 errori e 2 al servizio, venendo stampato per ben 4 volte. I top al 3° posto, Padura Diaz, Monza vola. I Brianzoli infilano la 3ª vittoria consecutiva dopo aver accumulato 12 sconfitte una dietro l'altra. Nell'ordine sono state stese Padova, Latina e Piacenza, 9 punti, di cui 6 raccolti contro 2 squadre tra le prime 8 in classifica. Al secondo posto Nemanja Petric. Ci pensa lui a trascinare Modena, che dopo la conquista della Coppa Italia riprende alla grande la propria marcia anche in campionato. Lo schiacciatore demolisce una combattiva Padova, conquistando 22 punti con un eccezionale 66% in attacco. Il serbo brilla soprattutto nei momenti difficili e nei finali di set, risolti insieme alla grande esperienza delle altre bocche da fuoco, un gappetto su tutti. Al primo posto Simone Giannelli, fantastico.
Trento sta perdendo contro Perugia, i Dolomitici sono in chiara difficoltà e rischiano di perdere la vetta della classifica. Stoichev tira fuori il coniglio dal cilindro e cambia l'uomo in cabina di regia. Fuori l'opaco Zigadlo, dentro il 18enne italiano. Inizia lo show, il giovane distribuisce il gioco come se fosse un veterano, utilizza moltissimo i centrali, Solè si esalta e tutte le sue bocche da fuoco rispondono al meglio. Big come Kaczynski, 16 punti, Lanza 17, Nemec 18, picchiano forti, ispirati dal loro palleggiatore. Spettacolare, in un turno al servizio nel terzo set che ha definitivamente spezzato le reni a Perugia, poi colpita ai fianchi dalle bombe di Nemec e Lanza nel quarto parziale. Bene, seconda parte di Volley.tv, parliamo con i nostri amici del Volley 2002 Forlì. Angelo Vercesi è uno che ha vinto tanto nella sua carriera, però io che sono, non so se faccio parte del popolo dei malati, l'immagine di Angelo Vercesi io ce l'ho durante una partita finale scudetto, lui che si tuffa a prendere un pallone. Io non so se voi ricordate questo episodio. Angelo lo ricorda sicuro, no? Cos'era la finale tra Pesaro e Perugia? E Perugia, sì. Che successe? Un attacco mano fuori. Ha toccato mano fuori, la palla non poteva cadere. La libera non è andata, ando io. Magari l'avevo preso. Questo è meraviglioso. No, nel senso che poi ci sono le immagini e fa veramente. È bello perché insomma dà la carica alla squadra. Esatto. No? Vedere l'allenatore che è il primo che ci prova. Esatto, che è il primo che ci prova. No, però insomma, Angelo è sempre stato uno, diciamo, focoso, no? Possiamo dire così. Io la guarda, adesso con questa storia di Facebook, tutti hanno un telefonino, e fanno video e mettono su Facebook o su YouTube. Io mi vergogno quando mi vedo. No, Andrea, sembro... è così lui. Cioè, sì, sì. Guarda, quando è arrivato, abbiamo fatto vedere dei filmati alle ragazze e gli ho fatto vedere questi filmati qua, no? Ce n'era sono uno... prese paura. Ce n'era uno contro Conegliano all'andata e al ritorno e c'erano delle ragazze, di che squadra erano? Eravamo a Baku, era con Azeriol e Conegliano è andato per la Champions League l'anno scorso. Sì. E una squadra di Repubblica Ceca è andata a giocare contro un'altra squadra che giochiamo lì in Baku, sempre lo stesso palazzetto. E loro hanno fatto, la ragazza ha fatto video e ha messo, il giorno dopo che ho visto, sembrava idiota. Ma... No, Elena, tu che sei, cioè, insomma, giochi da un po' anche Alice, avere un allenatore che però ti dà la carica è importante, no? Senz'altro. Senz'altro. Diciamo che, vabbè, tu lo conosci, immagino, Angelo, o se non lo conosci, basta guardarlo 5 minuti in panchina. Sì, che sì. Insomma no, da allenatore dipende tutta la squadra, tutto spirito, tutt'altro, non lo so, il gioco, tutto. Luca Nanni è così o è più tranquillo? Ma forse così. Infatti, l'ho visto saltare qualche volta sui vostri punti. Alice? Andrea è più tranquillo in certi momenti, non sempre. Andrea sempre. Oxford, assolutamente. No, però... Sì, lo conoscevo perché comunque io ero in panchina, però mi ricordo di aver giocato quando era Cesena contro Pesaro e me lo ricordo bene. Sì, era molto duro. No, perché tutto questo preambolo per dire, insomma, c'è una strada per poter... rimettere in piedi Forlì oppure neanche Angelo Vercesi con tutta la sua carica può riuscire in questa impresa? No, si sono venuto qua perché credo ancora, abbiamo perso una gara con Urbino che abbiamo avuto qualsiasi problema anche con il transfer delle ragazze, della capitana, tutto, ma queste non sono scuse, possiamo provare a giocare, ogni gara è una finale. Quindi io ci credo le ragazze davvero sono brave. Abbiamo fatto un peccato come abbiamo giocato con Piacenza, anzi loro hanno giocato molto bene, ma potevamo fare anche meglio perché abbiamo allenato bene. Mi fido di queste ragazze ancora, della società, quindi non c'è una persona che farà un cambio così, è un gruppo. E io mi fido di questo gruppo e faccio parte di questo gruppo.
Vincenzo, che bello però sentire, cioè adesso al di là di tutto, stiamo parlando con l'allenatore che è ultimo in classifica, che dice che si fida delle sue ragazze, che vuole, insomma, questa è la pallavolo. Questa è la pallavolo, fiducia assolutamente, ma da che cosa, ecco, quali sono le qualità di questa squadra? Nascoste per il momento. A cui aggrapparsi, ecco, per tirarsi fuori, cercare almeno di evitare quest'ultimo posto che un po' di tempo fa sembrava lontano, invece adesso è lì vicino. Guarda, come ho detto, sono brave ragazze, abbiamo allenato bene, sono altre squadre brave anche, però manca una vittoria per sbloccare la fiducia. Quindi se è la parola giusta è fiducia. Manca fiducia per questa ragazza, per questo gruppo, noi insieme. Anch'io come allenatore arrivo, già abbiamo perso 3 gare, anch'io cerco di non perdere questa fiducia. Mai testa bassa. Esatto. Andrea, tu, insomma, immagino che tu abbia vissuto questa stagione in prima persona. C'è ancora lo spiraglio oppure no? Io penso di sì. Con l'arrivo di Angelo c'è la possibilità di quanto meno per non arrivare ultimi, ecco, questo credo che debba essere l'obiettivo attuale. Guarda, io penso che lui abbia detto una cosa giusta, noi ci manca questa vittoria che ci sblocca, che dà fiducia alle ragazze, che dà fiducia a tutto l'ambiente intorno a questa squadra, e spero che arrivi il prima possibile, già domenica, e da lì poi inizieremo a parlare di qualcos'altro, secondo me, ne sono sicuro. Sì, domenica arriva Scandicci, è una delle squadre, diciamo, che possiamo dire alla portata di Forlì, però ecco, è comunque una squadra che ha appena battuto Vincenzo, Sara, ha appena battuto la seconda in classifica, e quindi non è che si può pensare di fare la passeggiata, no? Sarà una partita dove intanto ci accontenteremo di vedere un Forlì che vuole combattere, che gioca alla pari con l'avversario, poi piano piano magari provare a vincere un set e poi cercare di cambiare il corso delle cose, no? Un passo alla volta, si dice, no? Quindi ogni partita per noi è una finale, ma non dobbiamo prendere questo come una cosa pesante, ma dobbiamo divertirsi un po' di più. Chiedevo alle ragazze di attaccare forte, provare, abbiamo iniziato a fare un po' di combinazione, di giocare un pallavolo, lui che è palleggiatore argentino, sappiamo di questo, che non è solo quella palla alta, quella cosa a divertirsi. Ma lui proprio la palla alta non sa cos'è. La palla alta, se tu gliene parli, dice, eh? È la scuola che abbiamo lì in America. Sì, bisogna farli viaggiare, questi attaccanti. No, Maxi, ti è mai capitato di essere ultimo in classifica? Come, scusa? No, ti è mai successo di essere ultimo in classifica? No. Vabbè, allora non puoi essere d'aiuto. No, invece, perché qui in questo studio c'è una persona che invece è ultimo in classifica con 4 punti. Allora, Angelo, voi siete accomunati da questa magnifica situazione. Io posso dire che anche noi siamo una squadra giovane, esatto, molto giovane. Esatto. Considera che lei è la più vecchia. Più vecchia. No, però, non so, ditevi qualcosa da ultimi, no, se vuoi chiedere. No, consolatevi. Non so, io ogni cosa che dice lo prendo come consiglio. Capisci, perché, lo capisci. Esatto, magari lo riporto io alla mia squadra, perché ne abbiamo bisogno anche noi. Se vuoi venire, anche a vedere. Facciamo amiche. Perché uno vincerà, che almeno uno sarà fuori di questa situazione, che almeno uno possa vincere. Esatto. Ragazze, qua di ultimo posto in classifica avete poca esperienza. No, ne ho Alice, avute Alice mi guarda come per dire, no, non chiedermelo, per piacere. No, che l'anno scorso. Sì, esatto, sì. Tra l'altro, insomma, eri dall'altra parte del guado, come si suol dire. Là in fondo, Elena, sì, guarda, sì, perché Elena quando eri arrivata in Romagna, no, sì. La prima stagione... Ho fatto a San Giuliano. San Giuliano, sì. Che non è andata tanto bene, poi no, hai fatto andato malissimo. Cervia, che non è andata tanto esatto. Bene, e poi hanno detto questa porta sfortuna, no? Invece no, invece dopo l'anno dopo hai vinto il campionato, quindi hai rimesso, hai rilanciato, quest'anno bisogna salvarsi assolutamente. Ma
Ne parliamo tra poco. Vincenzo, vogliamo parlare con Angelo, con Andrea della partita di domenica, perché Scandicci che all'andata, io mi ricordo all'andata, la partita, la prima puntata, no? Sì. Tutti dicemmo, vabbè, ha vinto contro Urbino, Scandicci, nettamente favoriti, io ricordo ancora... con la Carduno diciamo, di brutto, no, nettamente favorite, se non è 3-0 sarà 3-1, quindi stavolta siamo sfavorite. Esatto. Sì, nettamente, nettamente sfavorite. No però Andrea, diciamo che lì c'eravamo un po' tutti illusi, no? Sì, si pensava che, vista la vittoria abbastanza facile contro Urbino, si pensava che di non avere problemi poi andare, invece lì è stato sottovalutato un po' che c'erano dei problemi tecnici da risolvere. Quindi poi è avvenuta la sconfitta contro Scandicci, era un infrasettimanale lì a Firenze, a Scandicci, e quello secondo me... Quello è stato un po' la... Sì, quello ci ha buttato giù di morale notevolmente. E ne abbiamo risentito per anche le altre due partite. Quindi Angelo, per la legge, qui si dice, non so se è la legge del contrappasso, se quella partita all'andata ha cambiato in negativo la stagione, magari quella del ritorno con Scandicci lo può cambiare in positivo. Come si batte Scandicci? Dal punto di vista tecnico, dacci un po' di indicazioni su quello che potrebbe essere il... Dammi troppo prima che ci ascoltano. Non esagerare, però insomma c'è un qualcosa che su cui si può giocare? Adesso siamo a quel momento di puntare più su di noi, di sbloccare la nostra... a seguire quello che abbiamo fatto in allenamento. Parlavo oggi con la palesatrice. Scusami, ti interrompo. Cioè, cos'è tecnicamente che non funziona in questa squadra e che tu vorresti che invece migliorasse subito? Un po' di muro. Quello che abbiamo allenato oggi la mattina, tutte le volte la mattina alleniamo un po' più di muro, un po' più di coordinazione in muro. Riusciamo a toccare più volte in muro, anche facilita un po' il lavoro di difesa e contrattacco. Ma manca un po' di seguire un po' di lucidità, si dice così, no? Perché abbiamo parlato, per esempio, Piacenza ha giocato una gara molto buona, però esattamente come abbiamo visto in video, come abbiamo allenato in campo, vediamo il video, mettiamo in campo, studiamo, giochiamo e sempre parlo delle situazioni dell'avversario, come giocano. Ogni palla, quella ragazza è diagonale, quella ragazza è parallela, attenzione al pallanetto. E non guardavamo questo, sì, loro sapevano, ma quando ricordavano la palla già era caduta, quindi è mancato. Ma in tutto questo Tai Agüero che ruolo ha? Nel senso, ci si aspetta che lei sia, diciamo, un po' quella che dà la scossa, che trascina, invece non riesce neanche lei a dare questa scossa. Ma anche lei ha bisogno di prendere cura di se stessa, no? Quindi... È una gara in difficoltà, lei ha bisogno, quindi a questo punto tocca l'allenatore o lo staff a aiutare, quindi non voglio che una ragazza vai lì e già c'è anche questa, già ha la pressione che lei ha bisogno di giocare e anzi perdere energia a sistemare, questo tocca l'allenatore e lo staff a aiutare, quindi lei ha fatto una gara buona, ma noi non posso dire che una ragazza ha giocato male, noi non abbiamo giocato a un livello che volevamo. Anzi, Piacenza non ha lasciato spazio per provare. Quando eravamo a cercare di salire, loro hanno difeso subito. Molto bene. Sì. La Cardula dall'altra parte ha dato una mano a loro a organizzare tutto doveva questo. Doveva essere di qua e invece era di là. Vabbè, insomma, questo lo sappiamo. Speriamo davvero che domenica possa arrivare questo cambiamento, che è quantomeno una bella partita. Poi... dovesse arrivare anche la vittoria sarebbe meglio. Tu già avevo detto, primo vince un 7 esatto. E dopo, o primo vince il primo punto, e piano piano. Esatto. Non c'è pressione di vincere, abbiamo voglia di vincere, no? Hai sentito? Sì, guarda, dopo faccio lo ascoltare. Faccio anch'io, okay. Faccio ascoltare. Bene, oggi, stasera, Ravenna, ci sarà la visione comunitaria nello spogliatoio, proiettiamo. Allora, siamo pronti, andiamo con il top e flop della A1 Femminile, poi torniamo per parlare di Cervia e di Cesena con le nostre ospiti. Tra poco top e flop e poi un po' di pubblicità e poi torniamo noi.
di flop. Al terzo posto Novara partecipa attivamente alla giornata disastrosa delle prime della classe, cedendo in casa al tie-break a Busto Arsizio. Niente di terribile, però è il segnale che anche la squadra di Pedullà non è imbattibile. Al secondo posto Modena, avanti 2-0 in trasferta, non si può poi perdere contro Scandicci, squadra sì arrembante, ma tecnicamente inferiore alle emiliane. La seconda della classe fatica a trovare il feeling con i tre punti e sciupa un'occasione d'oro per avvicinarsi alla capolista Novara, incappata in un KO casalingo contro Busto Arsizio. Non basta la solita Piccinini, 20 punti, la top scorer Samantha Fabris, 24, anche se con troppi errori. Al primo posto Forlì, c'è poco da fare per questa squadra che scivola all'ultimo posto in classifica in camera la 12ª sconfitta consecutiva. Le emiliane perdono l'impossibile derby con Piacenza, campione d'Italia, soprattutto per i primi due set giocati malissimo, e la salvezza sembra sempre più una missione impossibile. Agüero incappa in una giornata no, 5 punti, 25% in attacco, l'opposta segna 11 punti, 37% in attacco, e per Coleva è una partita davvero negativa. I top al terzo posto Raffaella Calloni, granitica, la centrale prende per mano Firenze e la guida a una bellissima vittoria al Palanord, sconfiggendo una big come Bergamo. 8 stampatoni in faccia a Silla, Loda e Plac per regalare 3 punti da urlo alle toscane, ora in piena lotta per un posto nei playoff. Fondamentali 18 punti di Turnea e 13 di Negrini, anche se un po' imprecise in attacco, e i 4 muri di Mastro di casa. Al secondo posto Valentina Diuffe e Caterina Liubrischina. Colpaccio di Busto Arsizio, le farfalle spugnano il campo di Novara e infliggono la seconda sconfitta stagionale alla capolista. A trascinare le biancorosse, capaci di vincere il loro quinto tie-break in questo campionato, ci ha pensato la solita dirompente Valentina Diuff. L'opposta azzurra segna 29 punti, 49% in attacco, si scatena nel tie-break, brava a trovare anche due ace e due muri, contenendo il numero degli errori. Invalicabile la Liubischnia, autrice di 7 muri, ben affiancata da Giulia Pisani con 5. Al primo posto Scandicci, l'impresa di giornata. Le toscane sotto 2-0 contro Modena hanno ribaltato il risultato e hanno sconfitto la seconda in classifica. La squadra di Massimo Bellano non ha mollato un colpo, dimostrandosi un collettivo di assoluto valore capace di insidiare e battere anche le big del campionato. Ora la zona playoff è maledettamente vicina e si può sognare. Terza e ultima parte di Volley TV, puntata numero 8, puntata molto bella fino a questo momento, devo dire, grazie ai nostri ospiti, ma adesso la rendiamo ancora più bella perché andiamo a parlare con le ragazze delle due squadre che sono presenti qui, iniziando da, non posso dire da chi ha vinto domenica, perché abbiamo vinto tutte e due, iniziando da chi è più sotto in classifica, cioè l'Ecotec Visus Cervia, non è lo stesso campionato, dobbiamo dire. Sono due gironi differenti. Sono due gironi diversi, stiamo parlando di B2 femminile, girone B per Cesena, girone F per l'Ecotec Visus, che ha fatto un campionato stranissimo fino adesso, Elena, Rebecca, perché siete partite bene, avete vinto se non sbaglio 4 partite delle prime 5, poi dopo avete fatto 6 sconfitte consecutive e adesso 2 vittorie consecutive, quindi andate avanti a, così, a filoni, e adesso siamo nel momento giusto, Rebecca. Sì, esatto, speriamo anche in quella di domenica. Diventino tre consecutive. Non c'è due senza tre. Sì, tra l'altro quella di domenica dovessero vincerla sarebbe un bel colpo. Un bel perché, risultato, sì. Perché insomma giocano contro Macerata che è la quarta in classifica. Allora Rebecca che ha iniziato la sua stagione come secondo libero, forse neanche sapendo di essere aggregata alla squadra, o sì? Eri già da subito. Sì. Microfono vicino. Sì. Sì, ho iniziato come secondo libero e poi sono trovata titolare. Ti sei trovata titolare, sì. Quanti anni hai? 18. Quindi insomma, diciamo un bel colpo. Sì, Elena, sì, dacci un po' di notizie su Rebecca, perché non la conosciamo bene come giocatrice. Guarda, è veramente un bravo libero perché aiuta tanto in ricezione. Più ricezione o più difesa? Più ricezione, che sono molto in difficoltà in ricezione perché sono un ex opposto. Sì.
da 2 anni che ho ripreso a ricevere, diciamo, ho iniziato a ricevere, e lei mi dà le sicurezze perché mi parla sempre, mi dice che va a prendere tutto lei, infatti appena la sento la lascio tutto. Stai tranquilla, detto, sì, ci penso per l'altra. Okay, esatto. Beh, anche molto di bravo. Carattere quindi. E di carattere è molto tranquilla, guarda, forse dà magari anche ai suoi compagni più tranquillità, io invece sono completamente diversa. Rebecca, qual è stata la più bella partita fino a questo momento? Fino adesso... come vittoria, quella di sabato. Quella di sabato, sì. A Rimini, un derby. Vincenzo, fai tu una domanda a Elena o a Rebecca, a tuo piacimento. Sì, ecco, sì, parlavi di questo strano andamento della squadra, ecco. Adesso sta per finire il ritorno, per cui sta per finire l'andata, per cui diciamo che col girone di ritorno iniziano ad esserci quelle partite che all'andata avevate vinto, per cui... Può allungarsi la serie. Si può allungare la serie, anche perché poi adesso vi siete tirati fuori da una situazione che stava diventando difficile, perché la zona di retrocessione era proprio vicina, e avete vinto questo scontro diretto in maniera abbastanza netta. A me personalmente ha sorpreso. Come avete fatto a vincere così nettamente questa partita a Rimini? Beh, sicuramente siamo andate a Rimini con tanta forza, tanta volontà, appunto, e voglia di vincere, e l'abbiamo dimostrato fin da subito, secondo me. Il primo set siamo state brave verso la fine perché Rimini era avanti, e secondo e terzo facili, ecco. Facili, così. Una passeggiata. No, ho sentito tra l'altro i dirigenti, in particolare Marcello di Rimini, che era distrutto sabato sera, l'avete proprio asfaltati. Elena, allora raccontaci un po' di te, perché Rebecca, la sua storia è abbastanza breve, la tua è un po' più lunga e soprattutto è un po' particolare. Tu arrivi dalla Russia, no? Sì, vengo dalla Russia, praticamente dall'est, dalla Russia, non so, è tipo... Dacci un paese, un po'. Vabbè, è proprio dogana Russia-Ucraina, praticamente, dal di là, che è una... Per un po' di anni ho giocato in Serie B1, lì in Russia. Poi a un certo punto ho deciso di lasciare pallavolo, perché ha detto devo cambiare stile di vita, devo iniziare a fare una vita da adulto. E quando sono venuta qui non sono riuscita a lasciarne lontano. Esatto, perché diventa, secondo me diventa un stile di vita. Adesso lo so che lascerò quando non ce la farò più. Quindi perciò, non si cresce mai, insomma, sì. Alla fine. Poi mi sono trovata molto bene a Cerve, che la società veramente sono appassionati di pallavolo, che ti seguono, ti stanno sempre dietro, ti danno una fiducia anche dopo il retrocesso di 2 anni fa con Cerve. Veramente mi sono trovata molto bene, perché hanno mantenuto praticamente tutte le giocatrici per motivo, perché avevano tanta fiducia. Eravamo un po' sfortunati quest'anno quando mi sono rotta la caviglia, poi altri ragazzi che hanno avuto infortuni. Per il resto veramente si trova molto bene lì. Bene, questo ci fa piacere che tu ti trovi bene in Italia e in Romagna soprattutto. Oggi siamo internazionali, esatto. Abbiamo praticamente tutte le scuole del volley mondiale, abbiamo la Russia, abbiamo il Brasile, l'Argentina, siamo oggi spettacolo. Oggi siamo abbiamo fortunati. Anche la delegazione romana qua con Giulia Budini. Giulia, allora, Volley Club Cesena, diciamo, tu sei arrivata qua a Cesena, e nel senso, come sei arrivata? Vogliamo raccontare un po' la tua storia? Allora, sì, io sono 5 anni che sono andata via, sì, da casa, e quest'anno il mio fidanzato Alberto Casadei gioca a Modena. Sì, conosciamo un po' tutti Alberto Casadei, quindi ha appena alzato una coppa di quelle che contano, sì, tra l'altro anche da protagonista, e approfitto per fargli i complimenti, visto che insomma abita qui a 2 passi, sì, insomma noi siamo a Forlì, quindi lui è forlivese, e ci fa piacere che un romagnolo, uno dei pochi che giocano in Serie 1, possa prendersi queste soddisfazioni.
E io studio, nel frattempo studio anche a Parma, quindi volevo trovare una squadra che comunque fosse in zona, che fosse o Emilia Romagna. Mi si è presentata questa opportunità di Cesena, sapevo che c'era un allenatore molto bravo, molto competente, e quindi adesso sono qui. Sei qua, insomma, magari per starci anche per un po'. Perché, lo spero. Immagino che ci si trovi, sì, bene a Cesena. Alice, come dicevo prima, insomma, non tutti si aspettavano che il Volley Club potesse lottare per anche per la, possiamo parlare di promozione, perché siete lì a un passo. A pochi punti. Se mi sente Carlo mi uccide. Vabbè, sì, però l'ho detto io, non l'ho detto tu. No, però siete state brave. No, sì, squadra rinnovata, erano andati via comunque i pezzi forti che sono stati gli ultimi anni lì a Cesena. Squadra molto giovane, visto che io sono la più vecchia, ho 27 anni, e Giulia è la seconda più vecchia, che sì, quindi 24. Hanno mandato le vecchiette qua, insomma. E, no, era tutto una scommessa e abbiamo trovato l'allenatore giusto, direi, la società giusta, perché si lavora molto bene. Beh, insomma, diciamo che a questi livelli qui, un signore come Andrea Simoncelli, un signore come Matteo Solforati, che l'abbiamo avuto qua, forse Angelo Versesi ricorda perché è di Area, Pesaro, allena tutti e quattro anni, lui è stato il nostro scout. Appunto, e si vede che gli hai trasmesso qualcosa di buono, perché quello che allena, come tocca, vince, quindi va bene così. No, ecco, insomma, questi sono delle garanzie a questi livelli qui, e secondo me sia Andrea sia Matteo potrebbero, se crescono, esatto, di categoria, potrebbero andare a dare fastidio anche ad Angelo, diciamo, trovarsi avversari nelle panchine. Anche tu, Vincenzo, ti aspettavi non ti aspettavi un exploit cresciute... primo, e la seconda domanda che ti faccio è: ce la fanno loro andare ai playoff o no? Ah, i playoff la vedo dura, perché comunque è un campionato bello tosto, però sono in crescita continua, per cui sono 3 punti di distacco dal terzo posto, da Brugherio, per cui siamo alla fine, deve ancora finire il girone d'andata, per cui secondo me si può anche puntare ad arrivare al terzo posto. Si può puntare? Certo, siamo lì. No, però, nel senso che mancherebbe. Anche il primo, volendo, non è poi così distante. Devo dire non poniamo limiti alla cosa. Anche perché tutti vincono con tutti e perdono con tutti in questo campionato. È un campionato un po' strano. Sì. Io non so se voi abbiate conoscenza di questo campionato, sicuramente forse Elena ne ha un po' più di più. Questo campionato, diciamo, girone F è molto più facile rispetto a loro, perché l'abbiamo fatto quell'altro girone. Di stai dicendo? Io non lo so, perché guarda, due anni fa abbiamo fatto Toscana, che è molto più, diciamo, le squadre sono più equilibrate rispetto a questo, diciamo, girone dove stiamo. Perciò non so adesso come quest'anno, 2 anni fa era magari diverso. Devo dire la verità, nel girone F ci sono 3 squadre sicuramente di altissimo livello, esatto, forse da B1 alta, e forse, diciamo, mediamente il livello è un po' più basso. Però ecco, noi siamo più equilibrate, ecco, però non c'è la massa campionato. Invece chi sta lassù in alto può perdere comunque, sì, esatto, ecco, mentre ci sono 2 o 3 squadre là che obiettivamente non possono perdere, se visto. Io l'ho vista sabato, una sabato, sabato scorso Battistelli, nonostante la Teodora ci abbia messo tutto quello che aveva, però sei visto, alla fine vince, e esatto, quindi questo bisogna dire. E invece credo che sia Offanengo sia Imola siano squadre battibili, adesso lo sto dicendo con apro ancora la ferita aperta, cioè la ferita ancora fresca, quella di Imola. Beh, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, loro comunque sono venuti fuori in casa con la difesa e la battuta. Non abbiamo rammarici, ecco, però le aspettiamo in casa. Ecco, questo è il messaggio, sappiatelo. C'è il ritorno. C'è il ritorno e via, andiamo. Allora, Sara, torniamo un attimo su Maxi, perché insomma ci sono 2 impegni, tutte e 2 in casa, a 4 giorni, anzi a 3 giorni uno dall'altro. Voglio chiedere qualcosa. Innanzitutto, come sta andando la preparazione per domani? E com'è il clima in allenamento, palestra, tra di voi? Bene, bene, il clima tra di noi è abbastanza bene, siamo un gruppo che andiamo tutti insieme per lo stesso cammino, per la stessa strada. Niente, oggi abbiamo fatto pesi solo di mattina, e adesso 4:30
Abbiamo poi l'allenamento qua in Forlì. E secondo te qual è stata la partita più faticosa mentalmente giocata fino ad oggi? Verona. Verona. Sì, sì, perché... È una partita che noi abbiamo uscito e abbiamo bloccato tutti e non possiamo trovare la uscita di quella situazione che... Male. Io vi ho visti contro Verona e vi ho visti anche contro Molfetta. Secondo me eravate più ribaltati contro Molfetta finita la partita, eravate molto arrabbiati. Sì, 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 perché... Più arrabbiati con Molfetta che con Verona, perché con Verona forse un po' ve l'aspettavate, con Molfetta no, non pensavo. Non so se lo aspettavamo, ma con Verona non abbiamo giocato niente. Sì, quindi sapevate che cos'è che non aveva funzionato, niente. Poi... Invece con Molfetta era difficile capire quella sconfitta. Sì, con Molfetta abbiamo giocato un po' meglio, ma sì, abbiamo stato io proprio arrabbiato perché era una partita che dovevamo vincere, la potevamo vincere perché eravamo in classifica lì per andare un salto più. Bene, allora, prima di salutare, ci siamo? Sì, esatto. Sì, mi stai guardando male, cioè, ti vedo. Allora, visto che abbiamo rappresentato mezzo mondo, io vorrei che ognuno di voi salutasse nella vostra lingua i nostri telespettatori e che magari insomma, li invitaste a venirvi a vedere presto nei palazzetti di Forlì, Forlì e Cervia. Prego. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Espero que mañana los esperamos a todos en el estadio de Forlì por el partido de Copa Europa contra Liberec. Y el sábado a las 5:30 por la tele contra San Sepolcro. San Sepolcro, exacto. Prego, Angelo. Bom, obrigado por estar fazendo parte desse programa. Espero que no domingo, 6 da tarde, vocês possam vir assistir. Dá uma força para o nosso time, que nós estamos precisando só de um pouquinho só para dar uma reviravolta nesse campeonato. Bem, obrigado pela participação. Eu não capito niente. Questa volta, purtroppo, non ci siamo. Con Elena ancora meno, però madrelingua vogliamo il saluto. Vai pure. Желаю всем телеспектаторам всех национальностей, всех возрастов. Смотреть волейбол, играть в него и выигрывать. Телеспектаторам, avevo capito. Questa forse era l'unica parola che non mi è uscita in russo. Va bene, ok, va bene. No, voglio il saluto in romano, però di Giulia. Au, andiamo. Non è molto... No, lo so, non è. Va bene, dai, te lo risparmiamo. Allora, appuntamenti della settimana, esatto. Prima di... Intanto, Camilla, dove gioca? Io gioco sabato in casa. Sabato alle 18, esatto, la palla Mattioli, tutti a vedere Camilla contro la terza in classifica. Cioè, ride perché sa che... Sarà una bellissima partita. Sì, no, sarà una bellissima partita. Non si sa mai, al mondo non si sa mai. Allora, voi siete giocate in casa? Sì. Quando? Domenica alle 17. Alle 17, sì, esatto. Palestra, anzi Palazzetto di Cervia, esatto. Contro Macerata, che è quarta in classifica, è una bella squadra, è una bella partita, loro stanno bene fisicamente. Domenica 17:30 al Villa Romiti 18, chiedo scusa, sì. Loro giocano alle 17:30, 18 al Villa Romiti, Volley 2002 Forlì contro Scandicci, crediamoci fino alla fine e proviamo a sostenere le ragazze del Volley 2002. Sabato, anzi domani sera alle 20:30, Pallacredito di Forlì. Sabato alle 17:30 in anticipo TV con l'Alto Tevere per la CMC Ravenna. E invece, se volete andare a vedere Cesena, prendete la macchina, andate a Crema. Quando? Sabato alle 21. 21, sì, perfetto. Quindi vi tocca fare un po' di strada, ma si fa sempre volentieri per andare a vedere una partita di pallavolo. Io ringrazio tutte le nostre ospiti, prima di tutto Rebecca Ravaioli, Elena Lvova, Giulia Budini, Alice Piolanti, i nostri ospiti partendo da Vincenzo Benini, che ritroveremo anche la prossima settimana e ritroveremo domani via telefono su Voleiamo su Radio Sportiva dalle 18 alle 19, 87.9, mi raccomando, si parla tanto di pallavolo anche domani. Andrea Antonini, Angelo Versesi e Maxi Cavanna. Grazie. Camilla Orlandini sarà accanto, sono come sempre accanto a me e ci saranno anche la prossima settimana, come sempre alle 19 il martedì. Vi lascio con i top e i flop della Serie B e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata.
I flop al terzo posto: la Stella Rimini, secondo derby casalingo e seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Andrea Biselli. Ma se quella con la Teodora Glomex poteva anche starci, questa con l'Ecotec Visus Cervia fa proprio male. È un campionato in altalena quello delle riminesi, che devono rimettersi in fretta in carreggiata perché il rischio retrocessione è dietro l'angolo. Al secondo posto la Libertas Forlì, terza sconfitta consecutiva per la squadra di Andy Delgado, che finisce gambe all'aria in casa contro il Volta Mantovana, che fino a sabato scorso era dietro in classifica. Invece di migliorare, le cose peggiorano in casa Libertas e il rischio retrocessione si fa sempre più pressante. Al primo posto la Dolciaria Rovelli Morciano, vincere solo gli scontri diretti non può bastare per restare in B1. Questo la squadra di Meccarelli lo deve capire in fretta. È vero che sul campo del Prata, secondo in classifica, è difficile pensare di poter strappare anche solo un punto, ma non si può nemmeno immaginarlo se si scende in campo con la bandiera bianca che già sventola. Non ci si può arrendere ancora prima di combattere. I top al terzo posto, l'Ecotec Visus Cervia. Vincere aiuta a vincere e anche un innesto di qualità come Amorotti aiuta a vincere. Dalla insidiosa trasferta di Rimini arrivano 3 punti pesantissimi in chiave salvezza e un'iniezione di fiducia importante per una squadra che sembrava averla persa tutta con le 6 sconfitte consecutive. Al secondo posto la Softer Forlì, serie negativa interrotta, zona salvezza avvicinata. L'inversione di tendenza arriva nel giorno dell'ultima spiaggia contro Bolzano. Si può ancora fare, ma ci vuole un opposto di ruolo per provare a rimettersi definitivamente in carreggiata, anche se Valerio Mambelli non ha fatto niente male. Nel frattempo è bene godersi la vittoria, condizione così rara nel girone di andata che sta per concludersi. Al primo posto la Clai Imola, non si ferma più la squadra di Luca Parlatini. Anche a Lecco la Clai impone la sua legge andando ad espugnare un campo difficile come quello lombardo con un 3-0 che non lascia spazio a discussioni. La B1 ormai non è più un miraggio. I'm gonna get my coat.